Ed eccoci, siamo pronti anche oggi, bentornati su Rete 8, ben ritrovati nella nostra rubrica quotidiana dedicata alla cucina, al buon gusto, alle ricette abruzzesi, supportati dal grande talento dei nostri chef. Anche oggi siamo in compagnia di una giovane promessa della ristorazione abruzzese, il nostro chef Tiziano Paolini. Buongiorno Jennifer, buongiorno a tutti, sempre troppo gentile. Vabbè, dico solamente il vero Tiziano, hai dato ampia prova delle tue capacità, soprattutto hai la capacità di riadattare le tue ricette, che in realtà poi in questo ristorante sono molto più elaborate, articolate, certo, per i nostri telespettatori. Io credo che un grande chef debba fare proprio questo, elargire anche un po' questo suo sapere verso noi comuni mortali, noi che siamo solamente appassionati e che però anche a casa vogliamo realizzare dei piatti, perché no, gustosi, belli, particolari, con quel tocco di originalità che solo voi potete insegnarci. Grazie. È quello che cerchiamo di fare ogni giorno, quando tu ci chiedi comunque di fare le ricette, cerchiamo, esatto, comunque di fare qualcosa di diverso che a casa riadattate, deve essere così, assolutamente, ad ognuno il suo. Poi quando vogliamo provare una cucina particolare spinta, andiamo al ristorante, insomma. Giustissimo, viva la ristorazione sempre. Allora chef, oggi vi faccio una rana pescatrice, che è questa. Noi l'abbiamo già tolta la pelle, l'interiore e la bocca che pizzica. L'andiamo o a sfilettare, oppure a casa si può anche lasciare intera come preferite. Noi la sfilettiamo perché così abbiamo comunque già il vantaggio di poi non stare a giocare a togliere l'osso, okay, in questo caso. La rana pescatrice non ha spine, quindi è uno dei pesci preferiti da tutti. Anche il mio. Perché comunque non deve... Perché è comodo. Non è proprio, è comodissimo, è vero. L'andiamo a sfilettare, scottare, perché comunque la pescatrice deve cucinare poco, se no diventa, si asciuga, stopposa. L'andiamo a servire con una salsa alla pesca. Quindi prendiamo le pesche, le priviamo del nocciolo dentro, ovviamente non togliamo la pelle in questo caso, perché poi la dobbiamo spadellare e poi frullare. Okay. La scarola l'abbiamo già pulita e lavata, la andiamo sempre a spadellare perché la scarola ha una nota amara. Che come a me piace molto. La spadelliamo, la accentuiamo un po' di più. Ok. E ci sta benissimo. Ci sta molto bene. Andiamo a fare una salsa guacamole. Che ovviamente buona. Questa salsa guacamole noi non ci mettiamo il piccante, perché io non lo preferisco, okay, e mi sa più di gustoso perché, senza, esatto, il piccante. Secondo me andrebbe a coprire un po' tutti questi, sì, altri sapori che sono molto molto delicati, ben equilibrati tra loro, quindi sono d'accordo questa con è la questa mia idea, scelta. Ovviamente. Assolutamente. Sono anche curiosa di vedere come si fa la guacamole, che sì, è una delle mie salse preferite. Ed è veramente buona. Ovviamente la mia idea di guacamole. La tua idea di guacamole. Andiamo sempre ad aprire un mondo. Io te la copio tranquillamente. Allora, l'avocado. L'avocado, okay, tanti mi dicono come fai a capire quanto l'avocado è buono. Io lo so ed fare. È pronto. Allora, a me mi hanno insegnato, si comprano acerbi. Sì, e si fanno maturare. Sì, si avvolgono fogli di giornale, esatto, e si tengono in cantina, in uno stipo, al buio. È vero. Massimo 3 giorni sono pronti. Sono pronti. E si vede perché il dito deve, diciamo, sì, deve essere lasciare morbido. L'impronta. Tagliamo a metà. Ma anche per mangiarlo così? Sì, anche per mangiarlo non così. No, no, acerbo è stucchevole, assolutamente. Come vedete la maturazione è perfetta. Perfetta, sì. Andiamo con un cucchiaio a prendercelo. Ah, vedi, io questa cosa non la facevo. Andavo, toglievo la puzza con il coltello e spreco un sacco di prodotti. Guarda, in questo modo. Meglio fare come fai tu. Io questa cosa la faccio con i kiwi. Anche sì. Togliamo l'osso. Io adoro l'avocado, mi piace moltissimo, credo sia buonissimo. Molto molto versatile in cucina, poi fa anche bene. È veramente, a me piace molto perché ha comunque quella... A me sa di noce. Sì, e anche quella nota di burro ci trovo io, sì, cioè sì, è molto vero. Burroso. Sì, è comunque grasso, ma certo, è buonissimo. Ok, allora andiamo a metterci... Scorzettina di limone. O se preferite anche il lime. Anche il lime, ancora più esotico. Ancora rispettiamo ancora di più le origini dei... Sì. Io ci metto il limone perché in Abruzzo abbiamo... Ma certo. Poi... Un bel incontro. Un po' di succo. Che ci sta bene. Poi ci andiamo a mettere la cipolla. Bella cipollina rossa. Questa non è di Tropea, è una cipolla nostra. Cipolla giusto? Nostra, sì. La tagliamo sottile.
più sottile. Io ce l'ho un'idea possibile. Su come fare. Sì, sì, poi cioè, lo facciamo. Cioè tipo così, guarda. ormai è bloccato. Ta-da! Bravissima. Allora. Ti ho detto che era esperta. Senza di te ormai siamo persi. Non è vero, io sono allora, persa senza di voi. Abbiamo sminuzzata. Sì, sottilmente. Piccola, sottilmente. Ok. E ce l'abbiamo praticamente. E ce l'abbiamo. Andiamo ora a metterci un filino di olio e un po' di sale. Super super naturale questa guacamole. Sì. E ok. Non tanto andiamo di olio perché comunque l'avocado ha già la sua parte oleosa. Con la forchetta andiamo a schiacciare. Facilissima questa operazione, veramente ci stai dando due ricette in una, perché comunque ci stai anche spiegando come si fa la guacamole fatta certo in casa. Poi ovviamente possiamo aggiustarla con... C'è chi mette, mi sa, anche il peperone. Sì, c'è chi ci mette il peperone, c'è chi ci mette ovviamente, ci va un po' di peperoncino, un po' di pepe. No, sì. Cioè, io la faccio un po' più naturale perché deve essere un accompagnamento al pesce. Ok, sono d'accordo. Ok. Vuoi assaggiare? Sì, mi leggi nel pensiero? La lasciamo un po' più grumosa, non troppo liscia. Poi se la vogliamo più liscia la lavoriamo di più fino a farla arrivare proprio a crema. È perfetta, Tiziana. Non è molto salata. Che perché... buona. Io poi adoro le cipolle, adoro l'avocado, ci sta, adoro bellissimo il limone. Ora chiaro assaggio che mi piace pure io perché giustamente l'ho assaggiata. Bravo. Ci sta, ci sta. Perfetta. È giusta. È giusta. Solo una puntina un po' più di sale. E basta, ma ce l'andiamo a mettere dopo quando impiattiamo. Ok, perfetto. Ok, e questa l'abbiamo fatta. E la posizioniamo. Un altro segretino piccolo piccolo. Sì. E quando facciamo la salsa guacamole dobbiamo subito metterla in un contenitore chiuso e metterci la pellicola come quando si fa la crema pasticcera, cioè a tatto sulla crema guacamole a contatto, perché sennò si annerisce subito. Ok, perfetto. Quello è un piccolo segreto. Ci siamo a questo prendiamo... punto? Ah, dobbiamo sfilettare la pescatrice. La pescatrice. Passaggio pure qui semplice. Abbiamo già tolto la pelle come vi ho fatto vedere. Sì. Allora, dalla testa, sotto la testa, facciamo entrare il coltello. Qui c'è l'osso, qui dobbiamo semplicemente seguire le linee naturali. La linea naturale dell'osso. Eccola qua. Non ci sto mettendo nessuna fatica, stai vedendo, eh? Proprio è la cosa più Senti, invece per la salsa alla pesca come si fa? Allora, la salsa alla pesca semplicemente prendiamo la pesca, la andiamo a tagliare a spicchi come se la dovessimo mangiare e la andiamo a spadellare in padella sempre con un po' di burro. Okay. Deve essere spadellata leggera perché è molto morbida e la andiamo a frullare. Molto semplice. Nella rana togliamo questa parte nera perché è un po' amara. Ok. Quindi praticamente a questo punto dobbiamo solamente scottare la pescatrice? Dobbiamo scottare la pescatrice e fare al volo la crema di pesca. Ok. Allora, poi un'altra cosa, se facciamo in padella la rana pescatrice, gli diamo una leggera tagliuzzata, quindi andiamo ad allargare per fargli entrare meglio la cottura all'interno. Ok. Cerco di non usare termini tecnici perché poi mi dicono ma che vuol dire? Allora cerco di adattarmi a dei consigli normali. Ebbene, siamo pronti per impiattare, chef? Sì. Abbiamo allora, tutto. Come iniziamo? Ripiloghiamo. Sì. Abbiamo in cucina spadellato la pesca con il burro, un po' di sale e un po' di pepe. L'abbiamo frullato con mini pimer senza fare niente di che. Questo è il risultato. Che bella questa salsina. Mi piacciono molto questi colori tenui. Grazie. Molto molto delicati. Questo verde predominante con il bianco della pescatrice, questa crosticina dorata. La scarola l'abbiamo spadellata solo con un po' d'olio. L'abbiamo fatta marcare un pochino così da un po', accento un po' più l'amaro. Benissimo. Mettiamo un pizzico di sale come avevamo detto prima. Sì, sulla guacamole. Aggiungere un po' di sale. Giriamo un pochino. Questo è il momento che preferisco di più. Sono sempre trepidante prima di impiattare, chef. Benissimo. Allora, semplice. Rana pescatrice. Noi l'abbiamo sfilettata, ripeto, però si può lasciare intera, senza problemi. Ok. Poi mettiamo la nostra scarola
Questo è un piatto meraviglioso, Tiziano, semplicissimo. L'abbinamento è ma con degli abbinamenti, esatto, riuscitissimi. Salsa alla pesca. Con questa salsina mi intriga parecchio. Così. E guacamole. Guacamole. Che dire? Io faccio l'inchino a questo signor piatto, mi piace moltissimo, mi piacciono gli ingredienti che hai utilizzato, mi piacciono molto gli accostamenti e non vedo l'ora di assaggiarlo. Poi domani vi faccio sapere com'è questo piatto, rifatelo a casa e vi ricordo sempre di seguire tutte le nostre puntate anche sul nostro canale YouTube o sulla nostra pagina Facebook Chef in Cucina Rete 8 tutti i giorni. A domani. Ciao.